Io faccio partire la registrazione del video perché voglio che soffiate anche voi di YouTube con me di una roba che Barlo mi sta per raccontare e che non me ne frega un cazzo. Vai Barlo, racconta pure. Allora, c'hai una bella foto del Polase sotto per farti capire. Vabbè, il Polase col tavernello, guardate che è una bomba. Allora, matching. Ho trovato questo gruppo di mascherelli, che a me fanno sul cazzo i mascherelli, però loro fanno black metal. Cosa fanno per non farsi dare dei nazisti? Fanno il concept ispirato alla prima guerra mondiale, non alla seconda, però comunque sono tedeschi, con i cappellozzi, quelli con le punte. Bene. E no? E quindi sono praticamente. E quindi hanno trovato il trick che è anche figo, però sono mascherelli. Quindi hanno tutti i passamontagna neri perché sono i militi ignoti. Capito, Fada? Cosa stai facendo? Lo so. Allora, sei pronto? Al mio tre sì. Si fa o. Se stai guardando da YouTube, ragazzo. Ciao. Se stai guardando questo video da YouTube, parlo come youtuber, dammi i soldi che compro un Lamborghini e travolgo la gente per fare le challenge. Cazzo, basta fare ste rap reaction. Bravo, diglielo, vai. Quindi iscriviti al canale, metti un bel like e scrivi un commento, SUV. La canzone di Polase è meglio comunque di Dichele che va a fare la telecronaca del calcio. Ma raga, ma voi in chat, ma qua sotto anche su YouTube se state guardando. Ma... si è buttato sul calcio perché ha sentito odore di fallimento? Non so, poteva anche buttarsi sul cazzo. Magari gli faceva 2 lire in più invece di rubarla ai bambini che vogliono diventare famosi, no? Vuoi diventare famoso? Ruba comunque questo concept. Dai, fatemi sapere anche in chat, ragazzi, questa cosa di Chiele al calcio. Perché comunque mi piace, mi interessa sapere. Ma sarà la nazionale cantanti con Moreno. Ah, sarai succhia. Tedua o minchia, sì, un botto oggi. Vai. Ah, con Sfere Basta? No, ma che Babbo TV? Fa proprio un format per Sky, a quanto ho capito. No, raga, vi leggo la notizia perché sennò poi qua... No, non me ne frega un cazzo, vai. Ti ha risposto Paolo Meneguzzi? No, non gliene frega un cazzo. Non so, tu, scusami, ma fai bravo, ma fai bravo, non accettare. Non accettare che vedo che rispondi, che adesso no, dopo ascolto, ti insulto. Dopo ti insulto. Ascolto. Eh no, ti ha ghostato, perché sei una merda. Adesso gli scrivo, ma mai ghostato? Ma il suo management ha detto di no. Oh, ma mi hai ghostato? Oh, ma sei amico di Dichele, adesso gli scrivo. È venuto rancore, non puoi venire tu, scemo. Ma mi hai ghostato? Ma mi hai ghostato? Questo qua, no? Questo l'ho scritto davvero. Questo qua avrà visto i titoli di giornale della... e dice, meglio che non c'ho che fare con questi. No, no. Poi però dice agli altri che fanno le canzoncine pop marchettate. Questo ha fatto nient'altro che il pop brutto per tutta la vita. E parla io me lo ricordo, era quello preso per il cuore. Per questo volevo parlare con lui, perché dicevo, ma tu pensi veramente che la gente... Poter parlare di qualsiasi cosa. No, vabbè, quello se lo faccio io che non sono una minchia di niente. E se lo fa Dichele, che è ancora meno di me, pensa te, perdonami. Dai, andiamo. Sempre con la grafica tolkieniana, bravo. Quello è. Volevo dire. Ormai la mia divina commerda. Ma non l'ha scritta Tolkien, la Divina Commedia. La Divina Commedia, no, la Divina Commerda, sì, perdonami. Cos'è, Venezia? No, c'è Vignola. So, ultimo posto sui mezzi, sedili in pelle del bel. Dai, è bello sto pezzo. Sedili dentro, fuori dal suo appartamento. Prima che torni suo qua c'è la reppata di Tedua, che figa che c'è. Ok, entrano, vedi che c'è tutto il demoni dietro. Sul bancone sono deboli all'interno, forgiati da rancore. Rapper fanno foto con addosso banconoro, vuole farla cocorita come ancora la corrida. Fighissimo. Coccola continua, coccodrillo la vid, lascia pel sopra pam su GQ, sopra produzione, pop, sono il god, la mia ex. Ma Sfera cosa è diventato? Sfera col baffo è diventato o sudamericano. Zio Alberto, guardalo bene, zio Alberto dalla Calabria. Zio Alberto dalla Calabria, però sembra un po' sudamericano, è molto più reggaeton. Alberto dalla Calabria, cosa sembra, perdonami. Col pelo in faccia. Ecco, proprio lui. Prendi un netto, G fan e G sono qui che l'aspetto. Giù con il branco, giuro soltanto con i funghi. Vivo troppo rock, muoio come John Belushi. Rap e vi lascio tutti quanti muti. Questi attori. A cena col diavolo. Questi attori così attori? Vabbè, si stanno giocando le cose. Giù con gli squazzi da soda, io con le trazioni con la sedili in pelle del Porsche. Che cos'è quel balletto? È il balletto dei dinosauri. Raga, spammate dinosauri. Ah, ragno, schifo. Spammate dinosauri, raga. Lo riguardiamo un attimo il balletto dei dinosauri, perché è proprio bello. Mettete il loop con i dinosauri. Ragno, in pelle del Porsche. Qua
Ragno è una citazione ad Aracne, la leggenda greca. Quindi mi stai dicendo, non ha parlato di un cazzo della Divina Commedia. Ma però il tipo ci ha tatuato una celticona gigante, guarda, no, Fada. No, non capisce, è un tombino. Ah, è un tombino. È una croce celtica, ma indiana. No, è una croce celtica. È una croce celtica indiana. È una croce celtica irlandese. Esistono le svastiche indiane, tu mi insegni. Questa è una croce celtica indiana. No, questa è una croce celtica irlandese. No. Ma si vede benissimo. Ah, no, ma chiaramente, vedi, qua c'è scritto tombino. Io me ne faccio tutta la schiena mi faccio. Milano c'è scritto, la vedi? Milano. Senti. Dai, andiamo avanti a vedere questa canzone. Anche quest'anno. Bravo, coglione, bravo. Guarda, all in. Beh, la canzone era bella, il video me ne fregava un cazzo, ma proprio zero, raga, me ne fregava un cazzo. Ma il video è giusto. Sei nel casino inferno. Ti spiego la lore del video. Tu sei nel casino inferno, ok? Perché la donna, Bacco, Tabacco e Venere riducono l'uomo in cenere. La cenere c'è dopo che c'è stato un fuoco, quindi le fiamme dell'inferno. Quando giusto. Tu sei all'inferno, tra Bacco, Tabacco, Venere, gioco d'azzardo, malavita, sfere e basta coi baffi, è normale che... È grave il problema quello. Ecco, poi alla fine vai a giocarti l'anima e la gente si giocava le collanine, le chiavi della panda, e c'è i ragni perché quindi un attacco al gioco d'azzardo, mi stai dicendo? Anche, ma poi capisci che in una bisca così, anzi se è a Venezia Centro, non è che puoi pretendere troppo HCCP. Infatti, però non ho visto tante bische, c'erano insetti, ma bische non ne ho viste. E la bisca era quella che giocavano a poker a tavolo. Ah, le bische, ah, perché con l'umidità ci sono più bisca d'acqua, i capitonini, no? Cosa succede? Poi c'era anche zio Cosa con le croci che diceva, ma io comunque ho dei valori, ho dei principi, sì, okay. Ho fatto anche 10 anni di dentro. Questo lo diceva, era intrinseco nel tatuaggio oppure lo diceva proprio lui nella canzone? C'era proprio scritto. Al che cosa facciamo? Chiediamo. Due location, una fuori e una dentro, faccia scassare la minchia. Se all'ingresso c'è un cedro nudo, che comunque fa colore. Ditemi la verità, ma voi... Perché c'è un bacio in terraccia al negoziato? Fate veramente qualcosa, ma è Tony F quello. No, è Tedo che bacia di Chele. No. Sì. No. Bacio. Allora, adesso parliamo, chiudo qua. Grazie per aver seguito, grazie per questo. Questa è la reaction, ragazzi. Siamo gli ultimi giorni prima delle vacanze d'estate. Stiamo rubando il lavoro un po' come tutti in fabbrica, anche voi. Poi il fatto che noi quest'estate non faremo vacanze ci aumenta ancora di più il cagamento di minchia. Bravo, ecco. Bravo. Termina di stazione. Ciao.